Ciao a tutti e a tutte, siamo al Salone del Libro di Torino 2024, siamo con Alexandra Lapierre, grazie Alexandra per essere con noi e oggi parliamo del suo libro, ultimo libro pubblicato da Edizioni EO che si intitola Fanny Stevenson, la passione e libertà ed è la storia effettivamente di Fanny Stevenson che forse non tutti conoscono, anzi pochissimi conoscono, ma è stata la moglie di Robert Louis Stevenson, lo scrittore. E come spesso succede nella scrittura di Alessandra, anche questo è un modo per raccontare e riscoprire una donna di cui si conosce poco, si è parlato poco, rispetto soprattutto alla figura ingombrante del marito, chiaramente. E, Alexandra, voglio chiederti, posso darti del tuo intanto? Sì, come no. Ho chiesto prima. qual è stato il tuo primo incontro con Fanny? Come l'hai scoperta? Veramente è stato tramite Stevenson se stesso. Io ero una grande lettrice di Stevenson e tutte le volte nella prefazione si parlava della moglie, che già in tre pagine è un po' strano, che tutte le volte si parlano di lei. E secondo l'autore che faceva la prefazione era o una musa, una donna senza di chi lui non avrebbe mai scritto, o una megera che decideva le cose che eravano buone e i libri che non eravano buoni. Quindi ho pensato, ma chi è fuori di questi cliché? Chi è? E lì ho scoperto un personaggio mille volte più interessante sia dell'angelo che del diavolo. E ha cominciato veramente così e mi sono reso conto che lei aveva vissuto molto prima di incontrare Stevenson e dopo, quando lui muore, continua ad avere una vita incredibile. Quindi... A proposito proprio di ruoli, abbiamo detto angelo o diavolo, spesso le donne devono essere catalogate secondo questa società, angelo o diavolo, la moglie di, la mamma di, la figlia di. E in che modo Fanny ha sovvertito questi ruoli anche rispetto all'epoca in cui è vissuta? Perché lei ha fatto cose, leggendo il libro, io ogni tanto pensavo ma deve essere un po' matta perché veramente... cose pericolose, molto pericolose. Sì, sì. Ma devo dire che Fanny è stata di una libertà mentale e fisica che anche oggi sembra impossibile. Però è una che ha provato quello che proviamo noi, di andare fino a se stessa. Cioè lei voleva essere un artista, per esempio. E al tempo il migliore modo di imparare la pittura era di essere a Parigi al tempo degli impressionisti. E quindi lei, senza soldi, se va a Parigi con tre figli, e quello può sembrare matto, e in un certo senso lo è, allo stesso tempo non sacrifica nulla. Cioè è una madre, ma è anche una donna, è anche una pittrice. Quindi è quello che ha trovato molto toccante, il fatto che lei prova nell'Ottocento ad essere quello che proviamo noi oggi, cioè di essere se stessa. È quello che ho trovato molto, molto forte da Fanny e molto speciale, nel senso che in generale devi sacrificare, quando guardi queste grandi donne artiste, sono pessime madri, e quello non lo è nel caso di Fanny, è una madre che non lascia mai i figli e al tempo devi scegliere, lei rifiuta di scegliere. Anche il fatto che comunque le donne debbano essere sempre giudicate anche da quanto sono brave a fare le madri, fare i padri in realtà non è che viene richiesta la stessa capacità, la stessa bravura. E Fanny ha avuto un rapporto molto importante con Stevenson, non un rapporto di subalternità, anzi, ma anche un rapporto molto coinvolgente, lei era molto innamorata. Lei mi è sembrata innamorata di tutti gli uomini con cui è stata, perché ce n'è stato più di uno, però di un amore appunto che non metteva mai in secondo piano se stessa, è come se trovasse in loro sempre una rispondenza rispetto ai suoi talenti. E quello che è anche molto interessante da Fanny è che gli uomini che lei ama sono dei uomini fortissimi e difficili. Stevenson non era un personaggio facile, era molto simpatico, ma di vivere con un genio è veramente una cosa impegnativa. E quindi è vero che quello che è interessante nella loro coppia è che lui è forte anche. No? Sono due cavalli che vanno insieme.
E l'amore diventa così una cosa veramente avventurosa, nel senso che tutti i due prendono rischi, grandi rischi, per se stessi. Stevenson, che è malatissimo, che non ha soldi, di chi i genitori hanno tolto tutti i mezzi di vivere, se lui va a cercare questa donna da 11 anni più anziana di lui. Pensi al tempo, cioè oggi ho un'amica che si è sposata con un ragazzo di 5 anni meno di lei, tutti ne parlano solo di quello. Allora il tempo, 11 anni di meno, americana, quando lui viene di una famiglia puritana di scozzese, e lui prende molti rischi cercandola, forzandola a divorziare. Anche lì una donna divorziata è per sempre una perduta, cioè, e lui la riporta dai suoi genitori, e i genitori sono così bravi, intelligenti, che allora che all'inizio eravamo terrificati dal fatto che il loro figlio unico, malatissimo, si sposa una donna sposata, 3 figli, 11 anni di meno, americana, capelli corti, il 1880, niente corsetti, la incontrano e capiscono che questa donna è a livello del loro figlio e che lei adora il figlio e che lui adora lei, e a questo punto i genitori accettano tutto di Fanny, più di lui. Questa cosa viene fuori molto nel libro, è come se lei avesse un fascino che va al di là di qualsiasi regola, di qualsiasi anche forma estetica. Non è un fascino estetico, è qualcosa che stravolge chiunque la incontri, evidentemente. Sì. Aveva questo è venuto fuori anche dai documenti, dalle cose lette. Completamente. Quando leggi quello che scrive l'ultimo segretario di Fanny, che è un personaggio anche lui molto libero, molto, molto forte di avere una relazione con una donna di 38 anni di meno di lui. Sono uomini che hanno le spalle, e lì quando parlano di lei parlano di un personaggio di così tanto personalità, generosità, libertà, che sono loro completamente sotto il fascino. E secondo te qual è stato, oltre a Stevenson ovviamente, ma non necessariamente uomo, però una persona che lei ha incontrato nella sua vita che l'ha veramente influenzata, cambiata, che ha veramente lasciato un segno grande? Penso che più di una persona, Stevenson senza dubbi, sono tutte le cose che lei ha vissuto. Immagini che cosa era per un'americana che arriva dalle miniere di oro del Nevada a Parigi, ad essere nell'atelier Jouan, dove ci sono altre donne che vogliono essere pittrice. Quindi sono più tutte le avventure. Quando lei va nel Pacifico Sud, sulle isole di cannibali, perché stiamo parlando di avventure vere, cioè ormai di viaggiare nel Pacifico sembra normale, ma al tempo di affittare una nave per visitare le isole perse del Pacific Sud era incredibile. E lei con i re indigeni ha questo tipo di fascino anche. Cioè, lei è affascinata da loro, ma loro anche di lei. Cioè, è un personaggio così istintivo che c'è l'intelligenza assoluta e l'istinto assoluto. Non è veramente un intellettuale, e non è una cerebrale, diciamo. È una donna intelligentissima con un istinto incredibile, un'intuizione. E qual è stata la cosa più difficile in questa ricerca, in questa scrittura? Di vedere, di non mai... come lei è così forte, di conservare io, okay, un sguardo che mi permette di vederla crescere. Un certo distacco? Sì,
E quello è stato difficile. Mi ricordo che alla fine del libro io sognavo che lei mi telefonava e che io diceva: non ti sento, parli più forte. E perché la voce era una sorta di murmuro. Stevenson ne parla molto di questo murmuro sotto il ghiaccio. Sì, perché lei anche dice che è una questione, anche una scelta, sì, di non urlare mai, di non, sì, schiamazzare. Sì, sì. E quindi io urlavo nel telefono: parli più forte, non ti sento. Quindi la cosa difficile è stato di trascorrere il mio fascino per rimanere a una distanza sufficiente da raccontare la sua storia in un modo il più corretto possibile. E ogni volta che parlo con un autore o un'autrice, sicuramente quello che comprendo sempre è che dentro i libri, anche se non sono libri di storie inventate o non sono memoir, c'è comunque una parte, no, della, sì, persona, sì, che scrive, ovviamente. E soprattutto che alla fine della scrittura molto spesso si scoprono delle cose di sé. Ci sono delle cose che hai scoperto di te? Che ero meno audaciosa di lei e che non avrei osato un terzo di quello che lei ha fatto. E non sono sicura che io avrei seguito un uomo di 11 anni meno di me, malato. Lei lo sposa pensando che lui sta per morire, c'è una generosità assoluta di se stessa. Io non sono sicura che avrei fatto questo tipo di generosità, spero di sì, ma tutte le volte pensavo: ma lei è formidabile. E invece un'ultima domanda riguarda il suo rapporto con l'arte. L'arte di Fanny, ovviamente, di Fanny. Lei a un certo punto si innamora proprio dell'arte, del disegno, della pittura, entra a far parte anche del movimento impressionista in qualche modo. Qual è stato, secondo te, il fattore dirompente dell'arte nella vita di Fanny? Perché anche sposare uno scrittore, ovviamente anche quella è un'arte, no? Anche lì deve, sì, aver avuto un'unione di sensi rispetto al discorso artistico. Quello che capita nella vita di Fanny è una cosa che capita molto raramente, e che a un certo momento si rende conto che lei ha talento, ma non sarà mai una grande pittrice. E già di rendersi conto di quello è un grande passo. E quando incontra Stevenson, lei capisce che lui lo ha, questo genio, e ha la forza di trascorrere il suo arte nell'arte di Stevenson, cioè e non è un sacrificio, è una cosa di una donna così libera, così in intuizione con se stessa, che può permettersi di lasciare tutto ciò che era la cosa più importante per lei, che era la sua pittura, per aiutare un altro a diventare il grande scrittore che lui sta per diventare. Quindi questo è una cosa che è molto rara, perché non è un sacrificio, è un trascorrenza. Si può dire? C'è una trasmissione. Sì, di... Sì. E in realtà poi quello che molto spesso succede, adesso amplio un attimo il discorso alle donne dimenticate, che spesso invece le donne vengono dimenticate apposta, cioè vengono ignorate, sì, sì. Nonostante magari abbiano il talento, e a volte ne abbiano di più dell'uomo dietro cui sono, sì, sì, insomma. E qual è il criterio con cui hai scelto le donne di cui hai raccontato? E se c'è qualcuna di cui vorresti raccontare, non necessariamente di quella di cui stai scrivendo magari, però dico in generale. Sì, in generale è quello che fa che le scelgo è che hanno lasciato qualche cosa. Artemisia Gentileschi ha lasciato l'opera che sappiamo. Belle Greene, uh-huh, ha creato la più bella biblioteca di tutto il mondo, che è la Morgan Library. Quindi sono personaggi che hanno creato qualche cosa e che hanno in un certo senso cambiato la storia. Artemisia è la prima e la sola per molto tempo da guadagnare la sua vita con il suo pennello.
al tempo le donne non potevano viaggiare, non potevano comprare le loro colori, quindi avevano bisogno dell'uomo che serviva di garanzia. Artemisia ha rotto tutte queste leggi, ha viaggiato da sola, ha comprato, ovviamente firmato i suoi contratti. E Belle la stessa cosa, Belle era, normalmente aveva avuto un destino che non poteva essere, era nata di colore quando c'era la segregazione totale in America e lei decide di sopravvivere questa barriera e di farsi passare per una donna bianca perché aveva gli occhi chiari, la pelle molto chiara e poteva fare finta di essere di non essere di colore. Quindi hanno fatto delle cose impossibili al loro tempo. E una donna che vorresti raccontare? Non lo so, mi dai un'idea? Quindi, se ce l'ho la scrivo. Ok, sì. No, devo dire che la scelta si fa a volte casualmente. Cioè subito sento parlare di qualcuno, vado da vedere e non mi sembra molto interessante, ma la mia vita sta per cambiare con queste avventure. 5 anni viaggiando nel Pacifico, facendo queste cose un po' matte che Fanny ha fatto, quindi non mi devo sbagliare di personaggio. Certo. Devo essere così presa dalla loro vita che tutta la mia sta per cambiare. E a questo momento non lo so. Diamoci anche un po' di tempo, sì, va bene? Sì, va bene. Grazie mille ad Alexandra Lapierre, sì. Fanny Stevenson, La passione e libertà, pubblicata da EO. Grazie. Grazie. Ti è andato bene? Benissimo.